varie cose, la confusione. Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sui prodotti da supermercato. Sono felicissima di farvi questo video perché veramente a voi piacciono tantissimo, anche a me piace tanto farli per farvi scoprire nuovi prodotti da supermercato, quindi con buonici e possibilmente economici, che vado a comprare un po' in giro per tutti i supermercati di Napoli e provincia, ma anche un po' dell'Italia, perché a volte mi trovo in altre parti del mondo e vedo supermercati, faccio missioninci così mentre dovrei fare altre cose, ma lasciamo stare. Per voi questo ed altro è proprio una passione, mi piace tantissimo farlo. In questi anni tanti prodotti sono nati, nuove marche bio, comunque in buoninci, tante linee hanno modificato i loro prodotti, quindi stiamo facendo un ottimo lavoro assieme. Mi raccomando di lasciarmi nei commenti voi se avete provato questi prodotti che vi farò vedere, se ne avete trovati altri, così ci confrontiamo e andiamo sempre più verso un momento di crescita, no? Perché prima trovare prodotti bio con buoninci era veramente una cosa impossibile, era molto molto raro, invece adesso anche nei supermercati, quindi possiamo avere prodotti buoni senza pagare tanto, quindi weppa! Felici felici felici! Mi raccomando, mettetemi anche un bel pollice in su se vi piacciono questi video sui prodotti da supermercato, così se raggiungo tanti like me ne giro subito un altro. Sono stata al supermercato Tigotà. Yeah, finalmente! Me l'avete chiesto tantissime, in tante tante tante. Questo supermercato non l'ho trovato a Napoli ma a Milano, questo supermercato, e perché a Napoli non so se ci sia, ma io non l'ho mai visto. Fatemi sapere nei commenti se e dove si trova questo supermercato, dove praticamente non è proprio un supermercato ma è più una profumeria. Adesso non vorrei confondermi, perché praticamente io vado in girando per supermercati e profumerie tutti i giorni, quindi poi faccio confusione con le varie cose, la confusione. Prodotti dell'idea, finalmente li ho trovati, li ho comprati e sono qua a parlarvene finalmente, che sono felice quando riesco a esaudire le vostre richieste. Allora ragazzi, eccoli qua, non solo dell'idea ma c'ho anche un'altra cosina che vi voglio dire. Comunque iniziamo con dell'idea. Allora, di dell'idea vi posso dire che ho dell'idea, non lo so, lì c'è buono, ma i prodotti non sono prodotti proprio da supermercato, non sono proprio economici, infatti c'erano tante cose, ma io non ho comprato tantissime perché non costavano proprio poco le cose, tipo per dirvi ho comprato sto contorno occhi, non vorrei sbagliare, l'ho pagato intorno tipo a 10 euro, forse 9 euro, comunque non costano proprio, cioè no, non voglio dire che costano tanto, perché poi voglio dire un contorno occhi deve essere fatto bene, se ci sono gli ingredienti giusti vale la pena anche comprarlo. Però vi metto in riga su sta cosa, che spesso i prodotti da supermercato che faccio vedere costano pure 2 euro, quindi adesso vi sto dicendo sta cosa. Allora, questo qua è un contorno occhi, appunto inizio a parlare di questo, che mi è piaciuto molto, però c'ha una piccola cosa negativa, vi spiego perché. Dal punto di vista dell'inci mi è piaciuto veramente veramente tanto. Pensate che dopo l'acqua qua c'è l'olio di argan, quindi vuol dire che è veramente ricco in nutriente, proprio dell'olio di argan, che è uno dei migliori soprattutto per la zona del contorno occhi. Poi c'è l'olio di cocco, c'è il burro di karité, ci sono vari estratti, estratto di caffè, tutti estratti di vitis vinifera, tutti estratti che vanno a stimolare la circolazione e quindi sono ottimi per questa zona del contorno occhi. Quindi borse occhiaie, ci dice, sia nutriente idratante sia dovrebbe contrastare le occhiaie, ma soprattutto perché ragazze, perché questo qua è di un colore tipo come se fosse un colore di un correttore. Adesso ve lo faccio vedere se si vede, eccolo qua, vedete com'è? Cioè praticamente è tipo beigeolino, quando tu lo metti sull'occhio, però ovviamente molto, è tipo una crema colorata, ma quando tu lo metti sì, non sembra che c'hai qualcosa, insomma, però fa come una base poi al correttore. A me sta cosa, vi dirò, mi piace, cioè che il contorno occhi te lo metti e ti copre già lui un pochino le occhiaie e quindi maschera un po' il colorito bruno attorno agli occhi. Poi ci viene a mettere il correttore, ovviamente ci vuole il correttore, non è che funge da correttore, però è carina sta cosa che è anche colorato, quindi serve, oltre al fatto che c'è anche gli estratti contro le occhiaie eccetera. Quindi ok, tutto a posto. Anche il profumo non è, insomma, nulla di né sì né no, una cosa molto delicata. L'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che
ogni volta che lo metto mi sento la zona qua del contorno occhi che mi pizzica, me la sento che gli occhi mi si affaticano, come se volessero lacrimare. Adesso io non ho gli occhi delicati, quindi perciò sta cosa mi ha un po' stupito. L'ho chiesto a mia sorella, anche a lei ha fatto questa sensazione, però lei ha un po' gli occhi delicati, quindi ho detto vabbè, tu insomma non fai testo perché lei ha un po' gli occhi delicati, quindi potrebbe essere, però io non ho gli occhi delicati, cioè non ho spesso questa sensazione, quindi averla io è un po' strana sta cosa. Fatemi sapere se voi l'avete provato e se vi ha fatto anche voi questa sensazione. Sarà perché contiene comunque dentro le polveri, i pigmenti, magari, non lo so. Però io anche se mi è piaciuto molto, perché mi piace sta cosa dell'effetto che fa, no? Che colora un pochino eccetera, piace molto sta cosa, però vi devo dire la verità, non lo metto con molto piacere ultimamente, non lo sto mettendo proprio per sta cosa, che so che poi dopo mi sento sta sensazione che mi dà fastidio, quindi peccato per sta cosa. Poi ho comprato e si è scattato. Ho comprato sta crema, ragazze, questa è una crema che ho comprato, crema gel viso purificante, anche questa non mi ricordo precisamente, comunque no, meno di 10 euro, ma non tanto meno, insomma, non l'ho pagata poco. È un bel flaconcino con dispenser airless, quindi questo qua che non ci pucci le dita dentro come vasetto, quindi ti dura tanto, sta cosa è molto molto carina, piace molto. La crema viso così, e ha un inci ottimo, inutile dirvelo, c'ha veramente tanti ingredienti buoni, c'ha tanti estratti carini ed è una crema gel viso purificante. Io l'ho comprata proprio per questo, perché spesso voi mi chiedete delle creme per pelle mista, che quindi non siano che non lasciano la pelle untuosa eccetera, quindi veramente l'ho comprata con tanta voglia di potervene parlare bene, e vi posso sicuramente dire sì, che questa crema mi è piaciuta veramente veramente tanto. Vi consiglio di provarla, io l'ho comprata e sono rimasta abbastanza soddisfatta. Una crema che quando la metti non fa scia bianca, si assorbe in fretta, è veramente una crema gel, vedete? È impalpabile, cioè una consistenza, è bianca, però ha la consistenza di un gel, è molto molto carina, il profumo è molto fresco, è un tipo un po' di cetriolo, comunque ti dà l'idea di molto di pulito. Quindi questa la posso sicuramente consigliare anche come base trucco alle ragazze che hanno una pelle misto grassa, è molto molto carina e molto leggera, ovviamente non è tantissimo nutriente, ce n'erano anche tante e se non mi sbaglio le altre creme che c'erano costavano di più, perciò non le ho comprate, però questa qua è carina. E poi ragazze, c'è questa maschera che è molto molto carina, e questa costava poco perché sono delle bustine, quindi le ho prese, no vabbè scherzando, comunque questa qua è una maschera che mi è piaciuta molto, purificante dall'inci, perché contiene l'argilla, l'ossido di zinco e il caolino, tante polveri messe assieme che sono tutte purificanti e astringenti, oltre al fatto che ci sono gli estratti di limone, di tutti estratti purificanti per la pelle, quindi l'ho voluta comprare appunto per consigliare alle ragazze che non si fanno le maschere in casa. Io ultimamente vi ho fatto il video della pulizia del viso, no? E quindi sapete che io preferisco farle in casa, però mi rendo conto che c'è qualcuna che è pigra, oppure molto spesso vai fuori, tipo che c'hai una cosa di lavoro, una roba, non è che puoi metterti tipo nell'albergo oppure sei in vacanza a fare la maschera, ti porti questa, la sera te la fai e la mattina sei tutta bella carina che ti sei fatta la maschera, quindi è carina, è una buona maschera, purificante, tipo come la maschera all'argilla che ci facciamo noi in casa, è molto molto carina, 5-10 minuti te la sciacqui, è molto molto carina. Poi infine ragazzi, volevo parlare di questo prodotto che ho comprato sempre al supermercato, e questo veramente mi è piaciuto tantissimo, si può dire che fra tutti i prodotti che ho provato questo è quello che mi è piaciuto di più, perché anche è costato poco, non l'ho pagato tanto, vi voglio dire quanto l'ho pagato, vediamo se ci riesco a dirvi il prezzo, l'ho pagata tipo sui 4 euro e mi è piaciuta molto, una crema viso rigenerante antietà macadamia e argan. Ma all'utilizzo mi ha soddisfatto, già l'inci mi piaceva perché praticamente dopo l'acqua c'è il gel d'aloe vera, quindi questo mi fa capire che è una crema ricca di gel d'aloe vera, che è ottimo per la pelle e che la rende non tanto untuosa, non tanto pesante. Poi ci sono vari olietti carini, poi c'è anche il sodio ialuronato, l'acido ialuronico, ci sono tanti ingredienti veramente pregiati che non mi aspettavo di trovare in una crema da supermercato pagata neanche poi tanto, ed è vero che è antietà, però è vero che la potete utilizzare anche se non
non avete la pelle matura, per la pelle giovane, perché ragazze, la cosa fantastica di questa crema è che io quando l'ho messa praticamente non fa un attimo di scia bianca, è super super asciutta, e quando la spalmi, non so spiegarvi, vi dà una sensazione di pelle asciutta però morbida, quindi non vi unge la pelle, è molto densa però non unge la pelle ed è asciutta. Comunque a me piace, cioè è una crema che uso con molto molto piacere sia di giorno che di sera, anche se è anti-età non è assolutamente pesante, perché guardate, talmente che è corposa, quando la spalmi si asciuga subito, penetra nella pelle e la lascia morbida, tonificata, rassodata. Comunque a me è piaciuta sta crema. Io vi dico, e poi ha un profumo di buono, carino, semplice, però molto adatto alla crema per il viso. Comunque sta crema, scema scema, io sono contenta quando trovo queste creme sceme sceme che costano poco però alla fine valgono tanto. Però vi volevo dire di fare attenzione ragazze, perché ho visto che c'erano tante creme di questa linea Forsan, appunto antica la tradizione erboristica Forsan, e all'artiglio del diavolo, all'arnica, alla propoli, ce n'erano alcune, ecco, non so se si riesce a vedere, penso di sì. Comunque volevo dire che ho fatto la foto a questa crema che invece è quella alla rosa, che era per alla propoli ad esempio, non va assolutamente bene, è uguale solo che è rosa ed è alla propoli perché ha il dimeticone. Quindi ho comprato questa qua perché c'erano alcune appunto che avevano il dimeticone, quindi state attente perché alcune hanno i siliconi e altri no. È appunto quella là, la propoli, che quindi fate attenzione. Poi volevo approfittare e volevo dirvi un'ultima cosa ragazze su questo nuovo shampoo e balsamo che è uscito della linea ultra dolce Oliva Mitica, che tante mi avete chiesto, perché ovviamente è un prodotto nuovo e mi chiedete un consiglio. Ragazze, questo prodotto non va assolutamente bene perché comunque negli ingredienti c'ha tutto quello che noi non vogliamo, cioè praticamente sembra sta cosa dell'oliva, lo fa sembrare un prodotto naturale ma non lo è assolutamente, perché c'è l'amo dimeticone, ci sono tanti ingredienti appunto sintetici e abbastanza appunto anche dannosi, quindi è BHT, insomma non va assolutamente bene, quindi ve lo faccio vedere. Comunque è super bocciato, anche se spesso i prodotti dell'ultra dolce si salvano perché magari a volte hanno buon inci, ma non è assolutamente questo il caso. Quindi se volete prendere un prodotto ultra dolce, guardate i miei video vecchi che ne ho parlato di qualcuno con buon inci, ma questo non va assolutamente bene. Anche lo shampoo c'ha PEG, PPG e tanti comunque ingredienti sintetici, quindi anche lo shampoo comunque super bocciato all'oliva, ce la mangiamo che è meglio. Quindi ragazze, questo è tutto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se vi è piaciuto mettetemi un bel pollice in su, così appena raggiungo tanti like ve ne giro subito un altro, e fatemi sapere se avete trovato questi prodotti, se li avete provati, se vi sono piaciuti nei commenti, oppure qualche altra richiesta magari di qualche altra missione inci in altri supermercati, qualche prodottino nuovo. Sono qua tutto orecchi e tutto occhi per leggere i vostri commenti, per andare a fare nuove missioni inci. Io vi mando un bacio grandissimo e al prossimo video. Ciao.